Ciao a tutti e bentrovati. La cosa più difficile quando si inizia a studiare violino è interiorizzare e metabolizzare una grandissima quantità di informazioni e tenere un sacco di cose sotto controllo, ad esempio la postura, il posizionamento della mano sinistra sulla tastiera, la tenuta dell'arco. Ecco, ho deciso di realizzare questo tutorial che vi aiuterà all'inizio di ogni sessione di studio per controllare che tutto sia a posto senza dover necessariamente aspettare di essere corretti dal maestro alla lezione successiva. Si tratta di un video tutorial pratico, quindi non mi dilungherò in particolari informazioni, però potrete trovare nella playlist dedicata al violino già un video su come accordare il violino e un altro video sulla tenuta dell'arco. Ma se avete bisogno di ulteriori precisazioni, lasciate la vostra richiesta nei commenti e provvederò a registrare un tutorial apposta per voi. Quindi mi raccomando, iscrivetevi per non perderli. Prendi il violino e monta la spalliera. Controlla che sia montata correttamente. La parte più larga della base d'appoggio va posizionata sotto la mentoniera sulla spalla. Ora sistemati con il riccio in direzione del leggio e ruota il tuo busto di 45 gradi verso destra. Divarica leggermente le gambe in modo da distribuire uniformemente il peso del tuo corpo. Ora apri il busto e ruota le spalle indietro in modo che restino rilassate. Senza alzare le spalle, posiziona ora il violino sulla spalla sinistra. Deve essere tra la mandibola e la clavicola. Con il violino in posizione non dovresti sentir stringere. Attenzione a non piegarti e non fare la gobba. Tieni semplicemente le spalle rilassate. Allenati a sorreggere il violino senza l'aiuto del braccio sinistro. Se questa operazione non ti dà sicurezza, aiutati con la mano destra per poi gradualmente lasciare lo strumento. Ora alza la mano sinistra fino a tenere il manico del violino tra il pollice e l'indice, lasciando sempre un piccolo spazio tra il manico e il palmo della mano. Il pollice tocca il manico lateralmente. Ricordati di mantenere la mano ed il corpo rilassati e di non stringere. Il palmo della mano non tocca la parte inferiore del manico, il polso cade rilassato proprio sotto alle nocche. Attenzione, questo passaggio è molto importante, solo questa posizione permette di poter utilizzare facilmente le dita sulla tastiera. La corretta postura della mano sinistra è quella che permette a tutte le dita, dall'indice al mignolo, di toccare la corda senza forzare e utilizzando la punta del polpastrello. Per aggiungere il terzo e quarto dito sul sol potrebbe essere necessario ruotare leggermente il gomito sinistro verso l'esterno. Esegui ogni movimento con gentilezza e senza forzare. Ogni movimento calmo e rilassato è un passo in più verso la tua migliore espressione musicale. Prendi l'archetto e posiziona il pollice e medio ad anello, puntando la punta del pollice contro la bacchetta in corrispondenza del cuoio. Sistema l'indice e l'anulare ed infine il mignolo con la punta del dito sopra la bacchetta, sfruttando la scanalatura dell'arco per non scivolare. Controlla che le dita siano ben curvate e ben appoggiate alla bacchetta. Maggiore la superficie del dito a contatto con l'arco, migliore il controllo. Per allenarti a condurre l'arco dritto, posiziona uno specchio al tuo lato destro in modo da vederti riflesso nella stessa posizione in cui vedi me. Appoggia l'arco vicino al tallone o alla punta, nello spazio a metà tra il ponticello e l'inizio della tastiera, e suona una corda vuota controllando allo specchio che l'arco sia sempre perpendicolare alle corde. Lo specchio ti aiuta molto, anzi è indispensabile, perché il punto di vista che abbiamo mentre suoniamo è distorto rispetto a quello che hai dall'esterno. Condurre l'arco dritto è importante non tanto a livello estetico, quanto per ottenere un suono omogeneo. Ora non ti resta che iniziare qualche esercizio. Io ti ringrazio per aver seguito questo tutorial e ti aspetto con il prossimo video e sulla mia pagina Facebook. Se hai bisogno di aiuto nello studio del violino, puoi iscrivermi al mio indirizzo mail che trovi qui sotto in descrizione. Buono studio e ovviamente buona musica!